Come esempio di macchina termica, studiamo il funzionamento della macchina di Stirling. Abbiamo bisogno di una macchina di Stirling, un fornelletto ad alcol e una lampadina, due termometri elettronici. Avvitiamo la lampadina nell'apposito alloggiamento. Inseriamo la sonda di ciascuno dei due termometri alle estremità del cilindro di vetro della macchina di Stirling. Accendiamo il fornelletto ad alcol e posizioniamolo in corrispondenza dell'estremità più esterna del cilindro. Quando la differenza di temperatura del gas ai due estremi del cilindro raggiunge circa 120 gradi centigradi, la ruota, dopo una piccola spinta iniziale per vincere l'attrito, rimane in moto. Spostando l'interruttore sulla macchina, possiamo accendere la lampadina. Il funzionamento della macchina di Stirling si suddivide in quattro fasi: riscaldamento, espansione, raffreddamento, compressione. Nella prima fase, il gas contenuto nella camera A si riscalda e inizia ad espandersi. Nella seconda fase, il gas passato nella camera B si espande, spingendo il pistone di vetro. Nella terza fase, il gas entrato nella camera C, lontano dalla fiamma, si raffredda. Nell'ultima fase, il gas si comprime, richiama il pistone di metallo e ritorna nella camera A, dove il ciclo ricomincia. L'alternarsi di queste quattro fasi fa girare la ruota. La macchina di Stirling trasforma il calore assorbito in lavoro e l'alternatore converte l'energia meccanica in energia elettrica che alimenta la lampadina.